Adesso invece, caro Marco, parliamo di Fai, perché con la stagione... Nostro amato Fai. Nostro amatissimo Fai, perché con la stagione autunnale tornano appunto le giornate. Sabato 16 e domenica 17 sono quelle in programma. Tra l'altro quest'anno è la decima edizione della manifestazione. Allora diamo il buongiorno dalla sede RAI di Milano al vicepresidente esecutivo del FAI, che è Marco Magnifico. Buongiorno. Buongiorno. È davvero un piacere rivederla. Allora, cerchiamo... Anche per me, ovviamente. Cerchiamo di capire innanzitutto quali saranno i luoghi, i palazzi, insomma, che gli italiani potranno scoprire in queste due giornate importantissime. Perché? Perché, insomma, è così di valore partecipare a questa bella iniziativa. Ma dunque, non posso rispondere alla sua bellissima domanda perché sono ben 600 i monumenti che i nostri volontari apriranno il 16 e 17 ottobre in tutta Italia. Perché? Perché lo abbiamo scoperto tutti quanti nel lockdown, ma lo sapevamo già da prima, perché abitiamo nel paese più bello del mondo e perché ogni momento vengono fuori dei luoghi che noi tutti vorremmo scoprire. Per dire, stamattina preparandomi all'incontro con voi, guardavo l'elenco, io vorrei andare a Bova, che credo che sia il paese che stiamo vedendo lì in Calabria, dove c'è dove si parla dove non hanno mai studiato il latino perché hanno sempre studiato solamente il greco antico e si mangia in greco, piuttosto che vorrei andare al sito reale di Persano, era una degli innumerevoli casini di caccia di Carlo III di Borbone. È, come dicono gli inglesi, in the middle of nowhere, in mezzo ai boschi fra Salerno e il mare. Cioè, ecco, cioè è l'Italia è zeppa, e io faccio questo lavoro da 35 anni, non faccio che scoprire posti dove vorrei andare e dove mi sento fortunato, fortunatissimo di essere nato in questo paese, per cui questo paese però ne ha talmente tante che c'è poco da fare, bisogna che noi tutti diamo una mano. Ma la prima cosa, e ho finito perché sennò vi è un uragano di parole il mio, la prima cosa è innamorarsi, essere tutti convinti che questo è il paese più bello del mondo, e quindi dobbiamo fare ognuno di noi qualche cosa, per esempio iscriversi al FAI, per dirne una. Antonello Fassari, che da tempo è testimonial, sostenitore del FAI, sai perché, Monica, mi piace il FAI? Perché è ottimismo fattivo. Ah sì, non c'è dubbio. Ottimismo non fattivo, c'è vero? Io in questi anni ho imparato a conoscerli sempre di più, Magnifico lo è di nome e di fatto. La passione del gruppo dirigente del FAI è straordinaria, e in tutti questi anni il FAI ha fatto e fa. E, tu puoi andare in un posto, in uno dei tuoi luoghi del cuore, e vedere, magari che non sta messo molto bene, torni dopo qualche anno e lo ritrovi. E lo ritrovi in ottime fruibile. Condizioni. Io personalmente, per esempio, approfitterò di questo sabato e domenica. Qui a Roma abbiamo sia la Villa Falconieri che è a Frascati, però io andrò al Casino del Bel Respiro, che sta a Villa Panfili. I romani, fra l'altro, frequentano tanto Villa Panfili, sì. Quindi questa è un'occasione magnifica. Tu fai la tua solita gita nel parco, sei passato tante volte davanti a questo manufatto meraviglioso, è chiuso, invece il sabato e domenica sarà aperto, e quindi è un'occasione fantastica. Poi devo dire, in tutti questi anni davvero, io mi sono avvicinato al FAI perché c'è uno dei miei luoghi del cuore, che è l'Abbazia di San Fruttuoso a Camogli. Che è la prima del FAI, no? Sì, che è la prima del FAI. Sì. E io ci andavo quando andavo in tournée in Liguria. Ci andavo spesso, mi piaceva tantissimo, ed era, insomma, diroccata, era messa male, però con un fascino, è un luogo spirituale eccezionale. Il FAI ha rimesso tutto a posto, e tornarci e vedere questo posto così, così bello, ridato, che riavvita, diciamo, perché poi la vita dei monumenti è perché noi ci andiamo, certo. Siamo noi che li facciamo, noi ci che li facciamo e perché vivere. Li teniamo anche in buone condizioni. Esatto, no? Cioè, e poi è una palestra anche dell'anima, cioè invito tutti quanti, sì, andate a fare yoga, pilates e quant'altro, poi un'ora a settimana dedicatela anche a fare un giretto per i monumenti, perché fa bene, è come andare a teatro, esci e sei un uomo nuovo quando sei in mezzo a questi tra l'altro Magnifico, di nome di fatto, come dice giustamente Antonello, e in queste due giornate prossime ci saranno molti giovani volontari che in qualche modo ci aiuteranno a scoprire questi luoghi, gli apprendisti, sì, ciceroni.
no? Sì, ma la cosa bella è che queste giornate Fai d'autunno sono organizzate dai gruppi Fai giovani, cioè ci si riempie spesso la bocca dicendo i giovani di oggi non sono più quelli di una volta, le solite menate, no? I vecchi dicono sempre che i giovani che vengono dopo di loro sono peggio di loro, ma non è vero niente. Queste aperture sono state organizzate da gruppi di ventenni che vanno alla scoperta dei loro territori, e quindi i ventenni hanno una, come dire, un'influenza maggiore sui ragazzi delle scuole, certo, che racconteranno questi monumenti e che faranno quindi volontari per un giorno, che studiano, che si entusiasmano, e i genitori dei ragazzini che spiegano i monumenti non possono credere che i loro figli, anziché stare davanti al tablet, sono lì a raccontare le bellezze d'Italia. Quindi è tutto un circolo virtuoso. Perché, come dice Antonello, veramente questo è proprio molto vero, Antonello, lo dirò anch'io, Pilates, yoga, tutto quanto, ma vivere nella bellezza del nostro paese è una cosa che rinfranca lo spirito da pazzi. E difatti stiamo vedendo delle immagini di questo nostro luogo che stiamo restaurando. Sono 150 ettari sul Monte Grappa, veramente si chiama Monte Fontana Secca, dove rimetteremo, ecco, vedete, questo era come San Fruttuoso, come Antonello andava quando era abbandonato. Sono delle malghe abbandonate. Voi direte, non è un monumento. Non è vero, è un monumento, perché qua una volta c'erano le vacche che pascolavano su questi pascoli meravigliosi, tutto abbandonato, tutto cadente. Su queste montagne sono crivellate di trincee, perché qui c'è stata la Grande Guerra Mondiale. Ci è stato donato questo posto, lo stiamo restaurando, ci rimetteremo le vacche, con l'esercito restaureremo una trincea, entreremo laddove i nostri giovani morti nel 1917-18 hanno salvato l'Italia. Guardate le trincee. Quindi sono luoghi meravigliosi, ma vabbè, scusate, parlo troppo. No, ma benissimo, l'entusiasmo di Magnifico è noto. Sì. Antonello, in conclusione, perché dobbiamo dare la linea a Tigiuno, vogliamo dire di nuovo un appello: partecipate e iscrivetevi. Allora, iscrivetevi al FAI o rinnovate la tessera del FAI, perché comunque anche il FAI ha subito, per colpa della pandemia, una mancanza di affluenza, di ingressi, e però continua a lavorare, ad avere delle spese, e dobbiamo aiutarlo. In tutti questi anni io sono veramente testimone del fatto che sono duplicati, triplicati le iscrizioni, gli abbonamenti, e quindi bene così. E forse il nostro problema è che siamo talmente circondati di bellezza che la diamo per scontata. È il nostro problema, ma allora, noi lo sappiamo. Grazie, ecco, grazie. Oggi è lunedì, siamo ben in tempo per organizzare il fine settimana nei luoghi del cuore, quindi possiamo andare sul sito, no, per capire quali sono i luoghi magari a noi più vicini, sostenere il FAI. Evviva l'Italia, evviva le bellezze del nostro paese. E la RAI, grazie mille, iscrivetevi. Certo, e la RAI sostiene questa campagna, naturalmente. Con tutto il cuore, grazie. Grazie Presidente Magnifico, grazie Antonello. Grazie, a presto. Grazie a voi. TG1.